Là. Beh, insomma, quando arrivi dentro un istituto di pena e sei il 16 dentro una cella, credo che ti tolgano un po' il diritto di vivere, perché non è facile convivere appunto con un sacco di persone, con un sacco di problemi, un bagno solo. Regà, è difficile, veramente difficile. Queste cose non possono trasudare da un sacco di parole che si dicono, ma vivere lì dentro credo che sia un'esperienza da non augurare a nessuno. Perché anche quello che te sta sotto, te sta accendendo una sigaretta, perché com'è sta cosa che non si può più fumare in pubblico, no? In carcere si può fare, no? Giusto? Ce lo fanno fare, no? Ce lo fanno fare, no? Beh, quando quello di sotto, che noi siamo in tre, cioè in tre, letto a castello in tre, e i due ti fumano sotto e magari c'è un problema all'occhio, e come fai a spiegargli? Gli dici per favore, mi fai cortesia, va in finestra a fumare, perché se no il fumo mi sale sopra e mi dà fastidio. E poi, e se quello ti dice di no, chiama l'assistente. Lo sappiamo bene, no? Come funziona. E so problemi. E so quotidiani i problemi. Poi si possono dire un sacco di belle parole, quello che si potrebbe fare, quello che non si potrebbe fare, fantastico. Però tutti i giorni ci stanno un sacco di problemi là dentro, che nessuno sa, perché è un mondo sottaciuto. Così mi piace dirlo. E te lo dico a te, Ste, perché mi conosci bene. Io ho sempre fatto queste battaglie, no? Antigone. Sempre fatte. È un problema. E allora l'Italia è stata condannata per questo enorme problema e nel 2009 la prima volta per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e questo articolo afferma che è proibita la tortura o pene, trattamenti degradanti o disumani, e infatti il sovraffollamento appunto è stato considerato un trattamento degradante e disumano. E nella seconda condanna del 2013, 4 anni dopo, la Corte ha disposto che l'Italia entro un anno dalla sentenza dovesse risolvere questo problema, quindi mettere in atto delle misure o delle azioni per risolverlo. E quindi vi chiediamo quali pensate potrebbero essere queste misure per risolvere il problema del sovraffollamento. Io penso che l'unico modo per risolvere il problema del sovraffollamento è istituire il numero chiuso dentro le carceri italiane, cioè valutare quali sono le disponibilità degli spazi dentro le carceri italiane, valutare quali sono le disponibilità degli operatori dentro le carceri italiane, quelli della sicurezza, quelli trattamentali, quelli sanitari, quelli dell'istruzione, quelli che possono arrivare chissà magari un giorno, diciamo, anche dai servizi pubblici per il lavoro, perché non ci sia soltanto Flavia Filippi, diciamo, sia trovare il lavoro alle persone detenute, e a quel punto vedere quali sono le risorse che abbiamo. Io penso che il nostro sistema penitenziario potrebbe realisticamente gestire dignitosamente 30-40.000 persone. Non diciamo che potrebbe fare di più. 30-40 mila persone, non di più, ne abbiamo 60 mila,
E al di là degli spazi e dei problemi di sovraffollamento che diceva prima Federico, non sono quelli di spazi. Il sovraffollamento significa che non ci sono le risorse finanziarie, non le risorse umane, non c'è, non si riesce a garantire l'assistenza sanitaria, non si riesce, l'educatore vede il detenuto una volta ogni non so quanto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi secondo me bisognerebbe fissare il limite massimo di capienza delle istituzioni penitenziarie. E in questo modo, finalmente, quella cosa che si dice da decine d'anni, cioè che il carcere dovrebbe essere l'estrema ratio, potrebbe diventare l'estrema ratio, stabilendo il fatto che non ci si può entrare più oltre un certo numero. Questo che cosa significa? Significa che ci apriamo al disastro e alla diffusione dei reati in giro per le nostre città? No. Nel nostro sistema penitenziario noi abbiamo circa 10.000 persone che sono in carcere per reati legati alle organizzazioni criminali. Abbiamo forse, non sono neanche tanto sicuro, circa 10.000 persone che sono in carcere per gravi reati contro la persona, non di organizzazioni criminali. Ci saranno forse altre 3, 4, 5.000 persone che sono in attesa di giudizio per reati per cui c'è una stretta necessità cautelare, perché hanno fatto reati particolarmente gravi o quello che sia. Quanto arriviamo? 20, 25, 30.000 persone. Il resto è, posso l'ospizio dei poveri, cioè quelli che non sappiamo dove mettere. A me ne sono arrivati barboni. Esatto. Che rubavano le monetine ai parcheggi e stavano tre giorni e uscivano fuori. Che cazzo entra a fare? Quella persona. Quello proprio non ha nessun senso. Ma anche quelli che c'entrano per 6 mesi, per un anno, non ha senso. Un ragazzo di 18 anni o di 20, perché magari ha 2 canne in tasca, lo fai diventare un criminale? Ne volevo parlare. Allora, fissare il numero chiuso significa che a un certo punto, quando si è raggiunto il limite massimo, il giudice che deve disporre una custodia cautelare d'urgenza, che condanna una persona per un reato grave, deve poter chiedere e ottenere di scarcerare qualcuno al suo posto, perché non si può mettere persone in condizioni in cui non si può garantire non solo la finalità educativa, ma neanche la dignità della persona. Non ha nessun senso. Questo significa che bisogna, piuttosto che investire danari nella costruzione di nuove carceri, ora come dice il ministro, nel riutilizzo delle caserme dismesse, che anche quello costerà i suoi bei soldi, bisogna costruire nei servizi che si fanno sul territorio per prendere in carico le persone che hanno disagi sociali e che vanno trattati sul territorio, non vanno messe in carcere. Non ha nessun senso che entri in carcere. Secondo me questo è l'unico modo per rispettare quei principi costituzionali e quelle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani. Posso dire una cosa? Posso leggere una cosa che ho scritto? Oltraggio alla morale. Mamma mia, sono avvelenato. Sento il cuore nelle vene. Sì, lo so, sono carcerato. Ma non è così che si scontano le pene. Siamo 30 metri quadri. Non famo manco l'ora d'aria. Se ci vedessero i magistrati, gli verrebbe una riflessione seria. La pena in queste condizioni è un oltraggio alla morale. Parlano tanto di rieducazione, ma da qui poi c'è solo un criminale. Sono 4 giorni che sto a Velletri e non ho parlato con nessuno. Educatori, medici, infermieri. Davanti a me c'è solo un muro. Indifferenza, regole, contraddizioni rendono il cervello piatto. E se per sbaglio non c'hai coglioni, ci metti poco e diventa matto.
Allora, per quanto riguarda la nostra opinione, noi pensiamo che una delle principali cause del sovraffollamento sia l'abuso appunto della custodia cautelare. E, cos'è la custodia cautelare? È un provvedimento che viene messo in atto tra l'inizio del processo e l'esecuzione della sentenza. Può essere un periodo molto breve, ma può anche durare molti anni. E questo provvedimento ha lo scopo di evitare alcuni pericoli che possono essere, per esempio, l'inquinamento delle prove oppure la reiterazione del reato o il rischio di fuga. E, appunto, il governo ha anche proposto un piano di edilizia penitenziaria per costruire nuove carceri o ampliare quelle già presenti, ma noi pensiamo che il problema non sia solo la capienza delle carceri, ma ci siano dei problemi alla base. E, per quanto riguarda un po' di dati dei detenuti in custodia cautelare, un terzo della popolazione detenuta si trova in detenzione preventiva e l'Italia è il quarto paese per carcerazione preventiva. E basta, Federico, se tu ci puoi parlare della... Tu hai avuto un'esperienza in custodia cautelare? Sì, interessantissima. Oddio, qualcuno forse lo sa, io ho commesso un crimine della quale me pento tutti i giorni, ok? Perché non è da me fare una cosa del genere, ma stavo difendendo la mia persona. Boh, scusate. Il bello... No, non serve. Il bello è... Aspetta, senti questo. A me mi danno in riesame, quindi stavo ancora a Regina Celi, no? Su riesame a me mi danno e il pericolo di fuga, che detta così ci può stare, ma il mio paese d'origine, ma tu che ma tu che ne sei? Io da dove vengo? Mi sentite parlare? Boh. Ne so manco io dove stanno i genitori. Io non ho mai conosciuto i genitori miei. Pericolo di fuga al paese d'origine? Ma di che? E la cosa più bella è che poi, sempre agli esami, mi fanno pagare, non ci credi, tu lo dico, il traduttore. Ma che cazzo dite tu? Ho pagato io! Hai capito? Il traduttore, ma qualcuno mi capisce? Non lo so, può essere no. O capisci da testa che c'è qualcosa che inquadra. Ma c'è qualcosa che inquadra dentro le menti di qualcuno. Perché, oh, dai, siamo un po' più veloci, no, eh? Non siamo mica più al 1700. Oh. Vabbè, poi parliamo di qualche altra cosa. Allora, l'Italia, oltre a essere condannata per il sovraffollamento, è stata anche condannata per il 41 bis, perché ha violato sempre l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come anche ha già detto Lucilla. Ma che cos'è il 41 bis? Allora, il 41 bis è un regime che ha come obiettivo principale quello di non far comunicare il detenuto con l'esterno del carcere. Perché? Perché la maggior parte dei detenuti in 41 bis sono boss mafiosi e per arrivare a questo obiettivo il 41 bis ha al suo interno molte limitazioni molto forti, come per esempio una videosorveglianza di 24 ore sul detenuto, un isolamento quasi totale di giorno e di notte, 2 ore d'aria in uno spazio di 3 metri per 10,
I colloqui familiari non sono accessibili a tutti e sono uno al mese e c'è un controllo della posta in entrata e in uscita. Altra pena molto controversa è l'ergastolo ostativo, che è un ergastolo diverso da quello normale, diciamo, perché è un ergastolo in cui tu non puoi uscire, quindi morirai in carcere, diciamo. E infatti è anche più comunemente chiamato fine pena mai. Sia l'ergastolo ostativo che il 41 bis non si può accedere ai benefici per buona condotta in questi nel regime 41 bis nell'ergastolo ostativo, quindi anche la rieducazione viene meno. E un altro obiettivo di entrambi è quello di stimolare il detenuto a collaborare con la giustizia. Adesso volevamo chiedere al garante se secondo lei sono misure necessarie ed efficaci e se secondo lei tendono no alla rieducazione. Allora penso che facciamo prima la parte più semplice. Nell'uno e nell'altro tende alla rieducazione, punto. E questo non ho nessuna difficoltà a dirlo, diciamo. E nel senso che appunto la rieducazione può essere perseguita soltanto dentro un progetto di reinserimento sociale, se c'è una pena che appunto una condanna a vita è appunto senza possibilità di revisione, ergastolo ostativo sostanzialmente questo significa, chiaramente non c'è una possibilità di reinserimento ed è la ragione per cui l'ergastolo ostativo è stato contestato sia dalla Corte Europea dei Diritti Umani sia poi, però purtroppo molto più blandamente, dalla Corte Costituzionale Italiana, per cui alla fine è stato fatto un decreto recentemente, lo scorso anno, che avrebbe dovuto cancellare l'ergastolo ostativo, in realtà diciamo sì, l'ha rifatto sotto altre vesti, quindi ora diciamo formalmente si può uscire dall'ergastolo ostativo, ma devi da condannato dimostrare non solo che non hai più rapporti e relazioni con le organizzazioni criminali da cui provenivi 20, 25, 30, 35 anni fa, ma neanche che puoi ricostituirlo in futuro. E quindi come si fa? Non lo so, questo diciamo, infatti non c'è un caso di applicazione di questa possibilità di uscire dal ergastolo ostativo. Ecco, questo è. Quanto alle... Io ho conosciuto persone che so, dopo 25 anni, ma io non ho più contatti con nessuno. Io che devo fare? Appunto, io ancora oggi diciamo, ho avuto notizie di una persona che ho seguito a lungo finché è stato a Roma e che recentemente è stato, per ragioni squisitamente burocratiche, trasferito a Rossano Calabro, che è una persona che è entrata analfabeta in carcere, che ormai ha credo almeno un paio di lauree, faceva teatro nel Bibliano Complesso ed è stato trasferito a Rossano Calabro e lui era, siccome si è laureato accidentalmente il giorno in cui la Corte Costituzionale diceva che anche gli ergastolani ostativi potevano avere non la liberazione condizionale ma solo il permesso premio, ebbe anche qualche onore delle cronache, quindi qualche giornale scrisse la storia di questo detenuto che si laureava proprio quel giorno e lui voleva a quel punto avere questo permesso premio, ha fatto domanda di permesso premio, questo succedeva nel 2019, non ha mai avuto risposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma fino al 2024 quando è stato trasferito a Rossano Calabro, così per dirvi come funziona diciamo, questo sistema. Questo per quel che riguarda l'ergastolo ostativo, quindi io penso che invece bisognerebbe dare a tutti la possibilità di reinserirsi, perché altrimenti tutto quello che diciamo la Costituzione non vale a niente. E questa è una cosa. Con l'idea. E poi sul 41 bis, 41 bis è nato, diciamo così, come una misura eccezionale per evitare che i capi delle organizzazioni criminali potessero continuare a comandare le loro organizzazioni criminali da casa. Dopodiché oggi il 41 bis riguarda quasi 800 persone, che sono un po' più di quelle che noi immaginiamo essere le organizzazioni criminali attive in Italia, e in 41 bis ci sono persone che sono in regime di 41 bis da 20, 25, 30 anni, e allora a questo punto io penso che
il 41 bis non è più una misura di prevenzione perché i capi delle organizzazioni criminali non continuino a comandare sulle organizzazioni esterne, perché io penso che le organizzazioni criminali siano una cosa seria, molto seria, che va presa molto seriamente. Un'organizzazione criminale non si fa comandare da uno che è sepolto vivo da 20 o 30 anni. Chi pensa che un'organizzazione criminale seria si fa comandare da una persona che è sepolta vivo da 20 o 30 anni non ha idea di che cosa sia un'organizzazione criminale. Allora io penso che il problema del 41 bis è che il 41 bis è diventata quello che la Costituzione gli impedisce di essere, e cioè una pena di specie diversa, e cioè non ti posso ammazzare, ti seppellisco dentro una cella, possibilmente, forse, per tutta la vita. E questo è assolutamente legittimo. Allora, o il 41 bis torna a essere quello per cui, diciamo, si può giustificare, e cioè l'isolamento per un periodo determinato di un capo di un'organizzazione criminale, per capirci, Messina Denaro che viene arrestato, è comprensibile che sia chiuso in una cella e non abbia contatti con altri all'esterno, è assolutamente comprensibile. Ma vi faccio un altro esempio: Bernardo Provenzano, che il Tribunale di Palermo giudicava incapace di stare in processo perché ormai completamente incapace di intendere di volere, ma per quale motivo stava in quella? Questo è un uso assolutamente illegittimo di una misura che può avere le sue giustificazioni. E volevo fare la stessa domanda.